seconda fascia di età. Vi prego di notare la professionalità di questi giovani presentatori. Cominciamo quindi in ordine di altezza del cane presentato a presentare la presentatrice, in questo caso di un levrier afghano. Di un whippet. Il presentatore di un pastore australiano. La presentatrice di un Cavalier King Charles Spaniel. La presentatrice di un bassotto standard a pelo duro. E il presentatore di uno Spitz nano o volpino di Pomerania. Razze italiane nel pre-ring. Best of breed of Italian breeds in collection ring. Thank you. Anche in questo caso ad essere valutato è il binomio, ovvero l'attitudine alla presentazione. Vedete che quando lo giudice cambia posizione immediatamente tutti i giovani presentatori scattano sull'altro lato, perché appunto deve essere presentato al meglio soggetto a quattro zampe. I migliori hander sono quelli che riescono a sparire davanti agli occhi del giudice. Levrier afghano, Whippet, pastore australiano, Cavalier King Charles Spaniel e Spitz nano. Vedete come l'attitudine fa sì che i presentatori di soggetti a zampa corta non corrano, ma presentino i loro soggetti all'andatura ideale, poiché questi possano esprimere al meglio l'andatura tipica della razza. Anela, are you ready? Ed eccoci quindi nuovamente pronti per premiare al sesto posto levriero afghano Aurora. Cavalier King Charles al quinto posto. Aurora. Whippet al quarto posto. Alice. Ed ora siamo sul podio. And now we go on the podium to prize number 3. Australian Shepherd, pastore australiano al terzo posto. E Eugenio Francesco. Parlano benissimo inglese questi giovani presentatori. Ed ora Pomerania al secondo posto, Davide al secondo posto, Giorgia al primo posto con il bassotto standard a pelo duro. Ricordo che i punteggi che vengono accumulati durante tutto il circuito espositivo faranno sì che avremo un rappresentante italiano a questa esposizione molto importante, che è quella del Craft a Birmingham. Thank you very much for your help in judging. Abbiamo ringraziato la giudice per il giudizio e siamo quindi pronti per procedere con le nostre finali.